Savona è una città che da sempre possiede uno stretto legame con il mondo marino. Per secoli il mare ha infatti rappresentato la risorsa principale di questa terra, favorendo lo sviluppo di una fiorente tradizione navale. Le acque poste di fronte a Savona, oltre ad essere le vie di comunicazione del suo commercio, sono parte del santuario Pelagos. Una vasta area marina che si estende per quasi 90.000 km quadrati su tutto il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il Tirreno centro-settentrionale, toccando parte delle coste italiane, di quelle francesi e del Principato di Monaco. Il santuario Pelagos, dichiarato area di interesse mediterraneo dall'Unione Europea, è un ecosistema unico che presenta un notevole interesse scientifico, socio-economico e culturale. Le acque del santuario Pelagos sono popolate da circa 8.500 specie animali, che rappresentano circa un quinto delle specie marine mondiali. Questa enorme biodiversità riguarda anche i grandi predatori, tra cui troviamo 8 specie di cetacei. Il termine cetaceo deriva dal greco ketos, che significa balena o mostro marino. Fu introdotto da Aristotele più di 2700 anni fa per descrivere gli animali acquatici dotati di polmoni. I cetacei, infatti, sono dei mammiferi. Non nascono dalle uova, come avviene nei pesci e nei rettili marini, ma partoriscono e allattano il proprio cucciolo esattamente come noi esseri umani, o come loro. In quanto animali acquatici, il parto e l'allattamento si sono dovuti adattare al mondo fluido in cui vivono. Il latte nei cetacei è particolarmente sostanzioso e il cucciolo può essere allattato per diversi anni, come nel caso di questo piccolo capodoglio, ripreso insieme alla madre al largo di Savona. I cetacei si distinguono dai pesci anche per la respirazione. Infatti, per poter inalare l'ossigeno presente nell'aria, devono raggiungere la superficie del mare. Il loro caratteristico soffio non è altro che la nebulizzazione dell'acqua che si trova in prossimità delle narici durante l'espirazione. Nelle balenottere, che sono gli animali più grandi mai vissuti sul nostro pianeta, il soffio è così potente che può superare addirittura i 5 metri di altezza ed essere visibile a parecchi chilometri di distanza. Anche il movimento della pinna caudale, cioè della coda, differenzia i cetacei dai pesci. I pesci, come ad esempio lo squalo, hanno una coda verticale e la muovono in senso laterale spingendola con un movimento destra-sinistra. I cetacei, come questo delfino, nuotano invece grazie ad una coda orizzontale che si articola in un movimento dall'alto al basso. Questi mammiferi marini non sono tutti uguali tra di loro. Possono variare molto per dimensioni, peso, colore, alimentazione, durata della vita, comportamento ed ecologia sociale. La caratteristica principale che ci permette di dividere le oltre 90 specie di cetacei in due grandi gruppi differenti è la presenza o meno dei denti. I cetacei odontoceti sono provvisti di una vera e propria dentatura. I cetacei misticeti, invece, al posto dei denti, hanno delle particolari lamine cornee, chiamate fanoni. I fanoni sono molto elastici perché composti da una sostanza fatta di cheratina, che è la stessa molecola di cui sono costituite le nostre unghie e i nostri capelli.
L'unico misticete che si può avvistare regolarmente nel santuario Pelagos è la balenottera comune, il secondo animale più grande al mondo. Ogni estate, centinaia di balenottere si concentrano in quest'area per nutrirsi di piccoli gamberetti, il krill, che catturano filtrando l'acqua con i loro fanoni. Durante i mesi estivi, una balenottera può mangiare fino a 500 kg di gamberetti al giorno. Nel santuario Pelagos vi sono anche altri cetacei da record, tra cui il poco conosciuto zifio, che è l'apneista più efficace tra tutti i mammiferi marini. Lo zifio è in grado di trattenere il fiato per più di 3 ore per compiere immersioni che possono raggiungere abissi di oltre 2000 metri. Alcune specie, invece, si ricoprono di cicatrici che si procurano durante interazioni di gioco, lotta e caccia, come nel caso di questi grampi, la cui livrea si arricchisce di graffi chiari con l'avanzare dell'età, fino a far diventare l'animale quasi completamente bianco. Gli zifi, i grampi, i capodogli e tutti gli altri cetacei odontoceti, per localizzare le prede, usano un biosonar. Questi animali emettono suoni per scandagliare le profondità marine e sono in grado di captare gli echi di ritorno delle onde sonore da loro prodotte quando queste rimbalzano sulle loro prede. I suoni sono utilizzati dai cetacei anche per comunicare con i propri simili. I mammiferi marini sono generalmente animali sociali. Alcuni vivono in gruppi molto numerosi, come questo branco di globicefali, filmati nel Mar Ligure. Solo parte delle tonalità prodotte dai cetacei possono essere udite dagli esseri umani, perché lo spettro acustico di questi animali è molto più ampio di quello umano. Possono cantare note molto più gravi, che si chiamano infrasuoni, e che vengono usate soprattutto per comunicare a grandi distanze. Ed emettere note molto più acute, gli ultrasuoni, utilizzati soprattutto per cacciare. Nel mondo dei cetacei, dove il suono è un fattore essenziale per la sopravvivenza, il rumore causato dall'uomo mette a repentaglio la vita stessa di questi magnifici animali. L'incessante traffico di navi sempre più grandi e veloci genera un costante ed intenso rumore di sottofondo che disturba fortemente sia la comunicazione che l'efficacia del biosonar di questi animali. Si stima inoltre che le collisioni tra navi e cetacei di grandi dimensioni causino la morte ogni anno nel mondo di un numero elevato di animali. Nel santuario Pelagos, più del 5% delle balene e capodogli mostrano segni da impatto con navi o natanti. Anche l'intrappolamento in attrezzi da pesca illegali, come le spadare, abbandonati o persi in mare, costituisce una trappola mortale per i cetacei ed altri animali marini. Questa balenottera ha perso la coda, probabilmente a seguito di un intrappolamento in una rete. Senza coda non potrà più immergersi e nutrirsi, condizione che la porterà ad una lunga agonia e una morte precoce. L'inquinamento degli habitat marini è una ulteriore minaccia, invisibile e silenziosa, ma letale per migliaia di mammiferi marini nel mondo. Nei tessuti dei cetacei del Mediterraneo si sono riscontrate elevate quantità di sostanze tossiche provenienti dalle attività inquinanti dell'uomo. Il degrado ambientale abbassa le difese immunitarie di questi animali, che quindi si ammalano con maggior frequenza e più severamente, con esiti spesso drammatici.
Ma come si può difendere questo straordinario mare, così importante per la vita dei cetacei che ci hanno accompagnato in questo nostro viaggio, ma anche casa di tantissimi altri esseri viventi? Attraverso un monitoraggio costante e allo studio degli animali nel loro habitat naturale. Ma soprattutto, imparando a conoscere il mare, a viverlo, amarlo e rispettarlo.